tutti e bentornati sul canale. Oggi voglio farvi un video haul, voglio mostrarvi tutte le cose che ho acquistato. Quindi mettetevi comodi, perché sono un po' di cose, no scherzo, vabbè, normale, nella norma. Partiamo da, vediamo, scegliamo, da Pull&Bear. Da Pull&Bear ho comprato, ovviamente, un jeans che devo dire è spettacolare. Perché quando l'ho visto non mi sembrava così stupendo. Ha praticamente questi bottoni qui e poi ha degli strappi sul ginocchio, solo da una parte della gamba, ed è super 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 attillato e perfetto, devo dire. Cioè, la cosa che mi piace dei jeans di Pull&Bear è che io, essendo molto bassa, di solito li devo sempre o accorciare i jeans o farli stringere giù alla caviglia. Invece questi qui sono perfetti sia come lunghezza che come diciamo come calza alla caviglia, ed è fantastico. Ve lo faccio vedere, sicuramente indossato. L'ho pagato un po', l'ho pagato 29,99. Anche se stava negli stand dei 19,99, quindi mi sono fatta un po' fregare. Però poi effettivamente, vedendolo addosso, ho detto no, lo devo prendere assolutamente. Ed è veramente molto bello. Peccato che c'è solo di questo colore, non mi sembra di averlo visto più scuro, altrimenti ne avrei preso un altro. Ho preso questo e poi ho preso una felpa molto carina di questo colore, rosa antico, che è questa qui. Ve la farò vedere comunque addosso. È una felpa super leggera, cioè ormai le felpe non le fanno più pesanti, no, è ultra ultra leggera, e l'ho pagata 9,99, però mi piaceva molto come fantasia. Passiamo a Bershka. Da Bershka ho preso sempre due cose. Allora, prima di tutto questo maglioncino, che devo dire sta facendo impazzire quasi tutti, anche sul web. Ho visto anche Nadia Tempest che l'ha comprato, l'avevo comprato anche io, forse lo stesso giorno praticamente, ed è il maglioncino morbidoso, super super morbidissimo, ed è vero, perché al tatto sembra un peluche, è magnifico, è davvero ultra morbido, e di quelli leggermente corti, e ha appunto queste fantasie intrecciate. Allora, l'ho pagato 19,99 ed è una S, perché non ho preso l'XS? Forse non c'era. Adesso lo devo rimisurare. Quindi ho preso questo, che è il maglioncino super morbidoso, e poi ho preso questa gonna che è bellissima. Mi piace troppo, è stupenda. È meravigliosa, ha questi bottoncini e poi ha la zip davanti ed è leggermente a campana, ma proprio leggera leggera, ed è una minigonna. Mi piace veramente tanto, l'ho immaginata con gli stivali alti e il maglioncino di quelli crop, quelli corti. Ah, questa l'ho pagata poco, in realtà l'ho pagata a 12,99. Passiamo a Stradivarius, dove ho preso in realtà soltanto una cosa, che è questo qui. Cioè, ormai da Stradivarius compro soltanto gli accessori, ho comprato una borsa e adesso ho preso anche questo zainetto che è in vellutino, e è un po' così perché dentro ci sono le mie cose, è in vellutino, si apre con la, come si chiama, questa cosa. Veramente molto ma molto 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 bello. L'ho pagato 15,99. Andiamo avanti. Da Zenith ho acquistato solamente due cosette che mi servivano. Allora, due reggiseni. Uno è questo qui, rosso. L'altro è questo qui, nero. Fatto in questo modo. Ha una parte in ricamata, diciamo, e l'altra invece no. Molto carino questo. E poi ho preso degli slip semplicissimi da abbinarci sotto questo. Poi andiamo avanti da stavo cadendo da Brigitte.
Brigitte. Allora, che cos'è Brigitte? Brigitte è il mio negozio di scarpe. Cioè, non è che è il mio, cioè, ci lavoro in realtà. Ma infatti è come se lo gestissi in pratica. È un negozio di scarpe che rivende scarpe in pelle, il più delle volte italiane, quindi se volete darci un'occhiata potete dare un'occhiata sul sito di fallarino.it, dove troverete non solo il marchio Brigitte ma anche Guess, Louis Jo, grandi marchi, insomma, dove ci sono anche dei prezzi molto molto ottimi. E ho preso praticamente queste queste inglesine che sono meravigliose, sono in pelle e hanno le frange qui davanti in vernice con delle borchie, delle piccole borchiette, e poi tutta la scarpa appunto è in pelle e dentro è tipo peluche, cioè in realtà mantiene il piede super super caldo ed è meravigliosa, è bellissima per questo periodo. E poi secondo me sotto le gonne, tipo anche sotto la gonna di Bershka, secondo me ci sta da Dio. Allora, non si allaccia, in realtà è fatta di molla qui davanti, quindi si mette semplicemente il piede dentro e andate, è comodissima soprattutto se andate di fretta. E queste costano 75 euro, non costano neanche molto per essere delle buone scarpe in pelle. Cioè io ho visto scarpe da bata che erano in ecopelle e costavano praticamente allo stesso prezzo. Devo dire che i prezzi del mio negozio sono molto 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 buoni effettivamente. E peccato che non credo ci sia al nord, è una specie di franchising, però in realtà al nord non ha ancora aperto e si trova più nelle mie zone, perché in realtà è un marchio nato a Foggia, quindi si sta un pochettino allargando. Se vi va di dare un'occhiata a questo marchio potete vederlo, come vi ho detto, su fallarino.it. Allora, poi andiamo avanti, ultimo acquisto che di abbigliamento è questo mantoncino preso da Telly Whale, che è questo qui in, come si chiama questo tessuto che non mi viene? Ciniglia, in ciniglia, bellissimo colore, è di quelli un po' corti sempre, e l'ho pagato 22,99, molto molto carino anche come colore, mi piaceva tantissimo anche il bordeaux, infatti penso di andarlo a prendere perché è stupendo. E infine volevo farvi vedere due acquisti che ho preso da Acquestapone per quanto riguarda i prodotti, e vi faccio vedere perché più che altro vorrei un consiglio, visto che mi avete scritto in tanti sotto al video della tinta, grazie per i consigli, li ho letti tutti, adesso vedrò un attimino quello che riesco a fare sui miei capelli, vediamo, grazie 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 per i consigli. Allora, ho acquistato da Acquestapone questo detergente intimo di Omia Laboratories. E questo è pH 3,5, antiodore lenitivo alla malva. Allora, non l'ho mai provato e lo sto iniziando a provare da poco. Non mi dispiace per niente, lo trovo molto delicato. Voi che cosa ne pensate? Se l'avete provato fatemi sapere, perché c'era anche l'altro che, se non mi sbaglio, era alla camomilla o alla calendula. L'ho pagato 2,75 e per 250 ml di prodotto. Un detergente intimo normale in pratica come quantità. E poi ho preso questo shampoo della Fructise all'acqua di cocco, se non mi sbaglio, sì. Senza silicone e senza parabeni, per capelli normali rapidi ad ingrassarsi. Voglio iniziarlo a provare perché io avevo preso quell'altro al cetriolo, sempre della stessa linea, e non avevo trovato questo. Adesso che l'ho trovato vorrei iniziare a provarlo e vedere come mi ci trovo. Profumo è il solito di Fructise, non cambia molto. L'altro al cetriolo mi è piaciuto molto, l'ho trovato molto molto adatto ai miei capelli. Adesso voglio vedere questo qui. Quindi questi erano i miei acquisti. Ah no, dimenticavo, l'ultimo acquisto fatto da Ecco Verde è il mascara della Avril. Mi avete tante tante volte chiesto di provarlo perché me l'avete consigliato, mi avevate detto che fa delle ciglia spettacolari e vi dovevo dare ragione, vi ho dato ragione, vi sto dando ragione in questo momento in realtà, perché è veramente ottimo come mascara, allunga moltissimo le ciglia, proprio
le rende molto più lunghe, però non le voluminizza, cioè come vi posso dire, le allunga tanto, però non le fa sembrare molto più poche di quelle che in realtà sono. Ecco, ho avuto questa impressione un po' strana, mentre con la mascara della Maybelline, nel Lash Sensational, che è quello che io amo e adoro, è quello della Custodia Rosa, è fantastico perché non solo le allunga, ma le rende proprio più visibili, sembra veramente ciglia finte, sembra che avete tantissime ciglia, non so perché fa questo effetto straordinario, però realmente questo è un ottimo, ottimo mascara, ce l'ho sua in questo momento. Magari con più passate si ha una maggiore, un maggiore effetto, non lo so effettivamente, però è veramente un ottimo mascara a un piccolo prezzo. Allora, questi erano i miei acquisti autunnali, in realtà, perché ancora non si avvicina l'inverno, ma in realtà ho comprato anche cose già ben invernali. E spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia fatto compagnia. Se è così, mi raccomando, lasciatemi un bel pollice in su. Io vi mando un grosso bacio. Ci vediamo presto in un prossimo video. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi alla mia pagina Instagram, alla mia pagina Facebook. Vi lascio tutti i link qui sotto nell'info box. Un bacione, ciao!